è stata la giornata di Ralph Fiennes, l'attore inglese di Strange Days e Il paziente inglese, è infatti arrivato alla Berlinale per presentare il suo primo film come regista, Coriolanus, dal testo di Shakespeare del 1607, nel cui cast figurano anche Gerard Butler e Vanessa Redgrave. Si tratta comunque di un tentativo piuttosto narcisistico e inconsistente di analizzare e attualizzare il dramma shakespeariano, riletto in chiave moderna in una sorta di road movie, e possiamo vedere come Fiennes vuol far vedere che conosce il film così bene da adattarlo anche per il linguaggio cinematografico, però la messa in scena dà l'idea di essere piuttosto statica. E in conferenza stampa Fiennes, che aveva interpretato questo ruolo a teatro già 10 anni fa, ha sottolineato come già nel lavoro sul palcoscenico, anche appena abbandonata la produzione, vedeva un potenziale cinematografico. Anche Gerard Butler, che solitamente il pubblico tende ad associare a ruoli di commedie sentimentali, ha sottolineato che anche lui a teatro aveva fatto Coriolanus ed è stato uno dei suoi primi lavori pagati. In concorso anche il film russo V Subotu di Mindaze, che è stato sceneggiatore di Vadim Abrashitov per parecchio tempo, Sabato innocente, che riguarda un fatto di cronaca, uno dei più drammatici della recente storia russa, cioè l'esplosione del reattore della centrale di Chernobyl avvenuta il 26 aprile del 1986. E protagonista è il funzionario di un partito comunista che si rende conto della situazione e vuole andare via dalla città insieme alla compagna e suoi amici musicisti, mentre la direzione minimizza l'accaduto. In competizione, sempre fino a questo momento piuttosto mediocre, la ventata di aria fresca arriva nuovamente dalla Francia. Dopo Le Conte de la Nuit di Michel Ocelot è arrivata una commedia molto divertente di Philippe Leguet, che in Italia conosciamo per un suo film uscito nel 2003, che è Il costo della vita, e vede protagonista Fabrice Luchini, un'altra straordinaria prova dopo Potiche, che interpreta un borghese annoiato nella Parigi del 1962 che si rivitalizza conoscendo un gruppo di condomine spagnole che abitano al sesto piano appunto del suo stabile. La struttura sembra apparentemente classica, una commedia tradizionale, magari lo stile un po' vecchio, poi man mano prende quota e si vede questa mutazione soprattutto nella figura di questo individuo e anche questo continuo passaggio, contrasto tra il sotto e il sopra. L'abitazione del protagonista con la moglie interpretata da Sandrine Kimberley e questo luogo che diventa tutta una festa, e anche il film nelle luci e anche nell'atmosfera acquista energia e solarità. Da Berlino, Simone Emiliano.